I bambini della scuola d'infanzia Luzzati di Casale Monferrato presentano La passeggiata di un distratto. La favola al telefono di Gianni Rodari. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure Giovanni, ma sta attenta quando attraversi la strada. Va bene, mamma. Ciao, mamma. Sei sempre tanto distratto. Giovannino esce allegramente e, per il primo tratto di strada, fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca. Ci sono tutto. Sì, ride da solo. Così contento di stare attento che si mette a saltare come un passero. Poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine e le nuvole. E per forza incominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Vedi, hai già perso una mano. Ma che distratto sei! È proprio vero! Ma che distratto che sono! Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Era proprio vuoto? E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà sempre stato vuoto. Giovanni si dimentica di cercare la mano, poi si dimentica anche del barattolo perché ha visto un cane zoppo. Ed ecco, per raggiungere il cane zoppo, prima che volti l'angolo, ha già perso un braccio. Ma non se ne accorge nemmeno, continua a correre. Giovanni, il tuo braccio! Ma che, non sente? Pazienza, lo porterò alla sua mamma. Va a casa della mamma di Giovanni. Signora, ho qui il braccio di suo figlio. Oh, quel distratto, io non so più cosa fare, non so più cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un po' arriva un'altra brava donna. Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del suo Giovanni. Ah sì, che è il suo, lo riconosco dalla scarpa bucata. Oh, che figlio distratto mi è capitato. Non so più che cosa dire, che cosa fare. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un altro po' arriva una vecchietta. Poi il garzone del fornaio, poi un tranviere e perfino una maestra in pensione. E tutti portano qualche pezzetto di Giovanni, una gamba, un orecchio, il naso. Ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio? Si sa, i bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza orecchie e senza braccia, ma allegro come un pazzero. La sua mamma scuote la testa, lo mette a posto e gli dà un bacio. Manca niente, mamma, sono stato bravo, mamma. Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo.